Ragazzuoli, ciao a tutti. Sembrava ieri, no, che eravamo qui a parlare dei problemi strutturali di questa Juventus, no? Legati anche alla gestione Sarri, ma quello l'abbiamo appunto approfondito ieri e se non avete visto il video vi invito ad andarlo a vedere perché secondo me quantomeno è interessante, anche perché l'ho fatto io, cioè se dico è una merda. Andate, non è una grande pubblicità. Comunque, a prescindere da questo, proprio si è chiuso il cerchio definitivamente, perché ieri è arrivata la notizia di questo doppio infortunio, no? Nella rosa della Juventus. Il primo, diciamo, do la precedenza ad Alexandro, perché sull'altro magari ne parliamo un pochino più dopo, ma bisogna stendere veramente un velo pietoso. Comunque, per quanto riguarda Alexandro, è arrivata la notizia di questo infortunio che ha subito durante la partita contro il Napoli, durante la finale di Coppa Italia, presumibilmente quello scontro che era avvenuto con Callejon, dove sin da subito sembrava abbastanza doloroso Alexandro, mentre invece alla fine della fiera ha continuato a giocare, ha fatto tutti i 90 minuti e ieri è arrivata la notizia riguardo questo infortunio e al momento pare che starà fermo un mesetto, quindi la Juventus per le prossime 7-8 partite di campionato, no? Avevo visto ieri insieme a voi in live, dove tra l'altro se non mi seguite vi invito a farlo perché praticamente tutti i giorni alle 6 faccio una live di un'oretta, un'oretta e mezza dove parlo delle notizie del giorno della Juventus e rispondo alle vostre domande, guardiamo qualche video qua e là, ma è comunque un modo per interagire e se avete il piacere di farlo, andatemi a seguire. Comunque, appunto, ieri avevamo visto che un mese di stop dal 18 giugno al 18 luglio vuol dire saltare 7 partite, 8 magari aggiungendo Juve-Lazio il 20 di luglio. Quindi già praticamente è quasi tutto il campionato, fondamentalmente. È quasi tutta la stagione, perché di partite quante ne mancano? 12, mi pare, se ne salti 7, 8 e poi, perché magari può capitare di perdere qualche altra partita per riprenderti completamente, vuol dire in sostanza, se non finire la stagione per quanto riguarda il campionato, ben poco ci manca. E quindi la Juventus, per le prossime 7, 8 o più partite si ritroverà senza un terzino sinistro e i terzini della Juventus attualmente, includendo anche Cuadrado, sono appunto Cuadrado, Danilo e De Sciglio. De Sciglio lo puoi anche adattare, puoi fare quello che vuoi, però penso sia veramente imbarazzante ritrovarsi senza un terzino sinistro da qui fino a praticamente la fine della stagione, anche perché comunque va sempre considerato, ed è brutto dirlo, no? Uno poi passa da bacio della morte, da gufo, però fondamentalmente l'abbiamo visto nel corso degli anni, che è un dato di fatto anche in questa stagione, che comunque, nonostante tutto, tu oltre a non avere il terzino sinistro di riserva, hai De Sciglio, che è uno che con gli infortuni c'ha un bel rapporto, Danilo. Idem, hai due terzini destri per giunta con un certo tipo di affinità con gli infortuni, aperta e chiusa parentesi. Poi chi vai a mettere adesso? Boh, andrei a mettere Matuidi? Va bene. Poi però a centrocampo chi metti? A centrocampo chi metti che non c'è nessuno che ti dà un minimo di garanzia e ha un minimo di integrità fisica, oltre magari a Bentancur, oltre magari a Pjanic che in compenso trotterella di continuo. Poi gli altri che hai? Rabiot? Che l'abbiamo visto, hai preferito non metterlo contro il Napoli. Ramsey, che purino è bravo, è bravissimo, però anche lui non sai quanto ti può reggere, ma va bene così, va benissimo così, assolutamente, non è un problema, ci mancherebbe altro. Chi puoi mettere? Boh, Bernardeschi, magari può essere un'ipotesi, era un'ipotesi uscita anche a inizio stagione quando Alexandro aveva saltato una partita a causa di un lutto, no? Si era parlato anche dell'idea di mettere Bernardeschi terzino, poi è stato messo Matuidi, va bene, cioè non so, cioè più che altro poi ritorni sempre, no? Sulle stesse cose, ripeti sempre le stesse cose e va bene così, alla fine proprio stesse parole di ieri, neanche di 3 mesi fa, di ieri. Non dico che sta squadra è stata messa su alla casa di cane, ma poco ci manca, anche perché poi per quanto riguarda l'altro infortunio, di chi si parla? Di lui, di chi vuoi che si parli? Di Sami Khedira, che dopo aver giocato mezz'ora contro il Milan, cioè, aspetta un attimo, inizia ad essere un minutaggio abbastanza impegnativo e bam, infortunio, un mese e mezzo, stagione finita. Per quanto riguarda il campionato e presumibilmente anche la Champions League, stagione finita. Ma
Va bene così, oh, che dire, è bravo, intelligente, sicuramente, oh, quando c'è può risultare, non dico magari fondamentale, ma importante, sai che c'è, è un giocatore di un certo tipo di spessore, che non corre, però che magari può tornarti utile in un modo o nell'altro, in una maniera o in un'altra, ma oh, alla fine siamo sempre lì, 6 milioni di euro l'anno per uno che non c'è, per uno che in 2 stagioni ha fatto 25 partite e adesso ha fatto mezz'ora contro il Milan e che mezz'ora ricaduta, un mese e mezzo, stagione finita, ma va benissimo così. Che oh, magari non è una cosa direttamente imputabile a Paratici, perché il rinnovo di Khedira è avvenuto sotto Marotta. Paratici è preso già di mira per determinate cose quando non ha particolari colpe perché darle, però a sto punto, comunque, dato che la situazione ormai è evidente ed è evidentemente imbarazzante, diciamo che quest'estate o quest'autunno, dato che è stato posticipato il mercato, si dovrà fare parecchio anche e soprattutto in uscita. Già che in entrata bisognerà fare un lavoro di un certo tipo, in uscita anche, vedendo quella che è la situazione, perché dai, ragazzi. Poi, oh, a Sarri gli si possono imputare diverse colpe, assolutamente, però la situazione è palese. A centrocampo non c'è nessuno, ne recuperi uno, fa mezz'ora e si rifà male. Non hai un terzino sinistro. Da qui al 20 luglio, se non di più, non avrai un terzino sinistro. E buona grazia che Alexandro comunque aveva retto prima del lockdown, aveva giocato praticamente tutte le partite, poi qualcuna l'avrà giocata anche male, ma a giocare sempre tutte le partite, ogni tanto ci può stare che imbecchi la partita, no, che magari qualche problemino, ma ci passi sopra, come di fatto è stato anche contro il Napoli, che a una certa non reggi più perché le gambe comunque nei due, anche te, non è che puoi fare particolari miracoli, ma va bene così, comunque alla fine della fiera piove sempre sul bagnato e in particolar modo poi quando le cose vanno bene ma non benissimo, tutte le cose minimamente negative dove prima ci passavi sopra, una sottolineatura infinita, come anche è giusto che sia, perché quando ci sono dei problemi è giusto capire e realizzare quali siano questi problemi per cercare, quantomeno cercare di risolverli. Comunque di ragazzi, la situazione è questa qui e tocca sorridere, è un sorriso amaro il mio, però che cosa bisogna fare? Noi ci vediamo domani con un video molto interessante, molto molto bello e vi invito ad essere qui sempre al solito orario anche domani, secondo me non ve ne pentirete, ci sarà un ospite abbastanza speciale. Detto ciò, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!